perché prima mi sono sbagliato, ho premuto streaming, spero che sia registrato, ma non sono sicuro. Ad ogni buon punto faccio un riepilogo di quello che abbiamo dimostrato nell'ora precedente. Noi vogliamo arrivare alla dimostrazione della cosiddetta forma canonica di Jordan, cioè vogliamo dimostrare, allora noi abbiamo una matrice A reale, n per n, ha tutti gli autovalori reali, già sappiamo per il lemma di Schur che si può mettere in forma triangolare con un cambiamento di base dato da una matrice ortogonale, però vogliamo vedere se c'è un cambiamento di base non ortogonale ma che ci dia delle proprietà in più, in cui la matrice si mette in una forma particolare. Allora, abbiamo già visto che si metteva a blocchi, ogni blocco, abbiamo detto, non abbiamo dimostrato, abbiamo detto che lo dimostriamo domani, un blocco per ogni autovalore, ma poi all'interno dei blocchi quello che volevamo dimostrare è che ogni blocco relativo a un certo autovalore era fatto da una matrice che poteva essere fatto da una matrice che sulla diagonale aveva l'autovalore e sulla diagonale secondaria, cioè sopra la diagonale principale, aveva o 0 o 1 e altrove aveva tutti i 0. Allora, per dimostrare questo abbiamo dimostrato che se io prendo una matrice che ha solo l'autovalore lambda, abbiamo visto che sempre per Schur che posso scriverla m-1 a meno lambda i per m, la posso scrivere così, e questo mi diceva che se io andavo, poi abbiamo dimostrato che ogni volta che andavo a fare una potenza di questa matrice qua, il fatto di avere 0 sulla diagonale principale mi faceva sì che ogni potenza i 0 salivano di una diagonale, e quando arrivavo alla potenza pari all'ordine della matrice mi veniva la matrice nulla. Ma una volta che viene la matrice nulla, fare le potenze è come fare la potenza solo di quello che sta dentro, quindi significava che era a meno lambda i alla n che era nulla. Poi abbiamo introdotto quello che sta scritto qua, quindi questo qua lo ritrovate, avevamo questa successione di spazi vettoriali che erano i nuclei di a meno lambda i alla n, poi abbiamo scritto le dimensioni di questi nuclei, le abbiamo chiamate SI e abbiamo questa successione di dimensioni. Quello che sapevamo, quello che abbiamo dimostrato, è che da n in poi Sn è uguale a Sn più 1, sono tutti uguali a n in realtà. Quello che però volevamo dimostrare anche è che S1 è maggiore di S2 meno S1, che è maggiore di S3 meno S2, cioè le differenze quando scala, no? Vediamo un po' se è giusto. Sì, quanto scala di volta in volta non può far altro che scendere. Non può far altro che scendere. Quindi supponiamo per esempio che S1 sia uguale a 3, ok? Ora, ed S2 sia uguale a 4 ed n sia uguale a 7. Mo che deve succedere? No,
S3 può essere solo una cosa, quando può farlo? Prova solo io. Non sono sicuro perché può essere pure mi sei diciamo, però eventualmente poi la correggiamo. Poi lo capiamo meglio quando spiego che cosa succede, lo capiamo benissimo perché. Non può essere, allora non può essere 4, perché se è 4 poi dopo sono tutti 4. Non può essere 6, perché 6 meno 4 fa 2 e 4 meno 3 fa 1. Poi S4 uguale 6, S5 uguale 7 e poi da qua in poi. Quindi come vedete non tutte le sequenze sono possibili, ok? Ma d'altro canto questa deve essere forza, mo vediamo. Adesso vi spiego perché. Ok? Ok. Allora, per spiegare questa cosa ho richiamato il concetto di somma e di somma diretta. Ok? In generale, quando uno spazio è una somma di altri due, uno spazio vettoriale a dimensione finita, va la regola di Grassmann, cioè la dimensione della spazio somma è la dimensione del primo più la dimensione del secondo meno la dimensione dell'intersezione. Quando è somma diretta, la dimensione dell'intersezione è 0 e è la somma dei due. Non solo, quando vado a scrivere un elemento di V grande come somma di U più piccolo più V piccolo come V piccolo più V piccolo, questa somma si può fare in modo unico. Bene. Allora andiamo a vedere qual è la situazione. Supponiamo allora siamo sempre nelle stesse ipotesi, cioè la mia matrice A ha un unico autovalore e supponiamo che questo unico autovalore sia reale. Sono scritto là, va bene. Chiamiamo H0 il minimo degli H appartenenti a N, a N tali che ker di A meno lambda I elevato ad H sia uguale a Rn. A è una matrice N per N. Caso era 5, ok? Allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il ker di A vuol dire che SH0, facciamo prima scrivere così, è uguale a N e S con l'indice H0 meno 1 è minore di N. Per definizione, allora, questo qua è sicuramente minore qua di n, lo sapevamo. Poi SH0, questo H0, SH0 fa n, siccome è il minimo, S con l'indice H0 meno 1 deve essere minore di n. Allora, io avrò che il ker di A meno lambda I alla H0 contiene e non può essere uguale, questo è uguale a Rn, contiene il ker di A meno lambda I alla H0 meno 1. Non può essere uguale perché la dimensione di questo è meno di N.
SH0 meno 1 minore di n. Quindi posso scrivere Rn uguale care di A meno lambda I alla H0 meno 1, somma diretta con uno spazio che chiamo W H. Cioè, questo sarà la base sua, no? Per ottenere una base di Rn, lo completate con una... completate questa base e ottenete altri vettori. Quegli altri vettori mi vanno a generare uno spazio che chiamo W H, che ovviamente come somma diretta con questo mi dà Rn. Ovviamente perché questi sono H0 meno 1, questi sono n meno questi, quindi la somma mi deve dare Rn e quindi la somma è diretta. Ok? Facciamo conto. Questa è la 6, questa è la 6, qua W5 c'ha dimensione 1. Ok? Quindi WH sarà lo spazio generato da span di certi vettori che chiamo W1, W, H, scusate, N più 1 meno H0. Questo qua, perché la dimensione la sapevo, doveva fare N meno scusate, N più 1 meno, anzi, N, scusate, meno SH0 meno 1. Cioè doveva fare N meno questo numero qua, no? N meno questo. Allora, io so che questi vettori qua sono indipendenti. Poi cosa so? Prendiamo per esempio il vettore W1, so che A meno lambda I alla H0 applicata a W1 quanto fa? La notazione, supponiamo che la mia matrice abbia solo lato valore nullo, ok? Quindi tanto
Una volta che ho fatto la riduzione a forma canonica di Jordan di questa matrice, se ne prendete un'altra, basta che ci tolgo lambda i, lambda i in qualunque base è lambda i, chiaro? Quindi fare questa ipotesi non è particolarmente restrittivo. E semplifica decisamente la notazione. Allora, qua abbiamo A W 1, A quadro W 1. Quando arrivo fino a all'H0 meno 1, devono essere tutti diversi da 0. Puntini, 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 avrò A alla H0 meno 1 W1, no? E poi al passo successivo viene il vettore 1. Allora, questo discorso lo devo ripetere per i vettori W2, A W2, A2, W2, A alla H0 meno 1 di W2 e poi va a 0. Poi l'ultimo era W alla A alla N, W con l'indice N meno S H0 meno 1. A W N meno S H0 meno 1. A quadro W N meno S H0 meno 1 con l'indice H0 meno 1, quindi puntini A alla H0 meno 1 di W con l'indice N meno S H0 meno 1 e poi mi dà il vettore. A sua volta però, lo scrivo qua, il kernel di A alla H0 meno 1 lo posso comporre in maniera analoga a come fatto prima, come il kernel di A elevato alla H0 meno 2 più un altro spazio che chiamerò WH-1. Ok? Allora, la dimensione di WH era N-SH0-1. La dimensione di W alla H-1, scusate, H-1, l'indice sta sotto, è uguale a S H0-1 meno S H0-2. Ok? Allora, questi nuovi vettori, allora qua ho due alternative, o cambio lettera ai vettori, allora W lo scrivo qua sotto, poi mi abbasso davanti, W H-1 è lo span, adesso i vettori non lo posso chiamare più W, ma devo usare o un'altra lettera, però siccome poi questa cosa si deve ripetere, dovrei usare altre lettere, allora devo confidare nel fatto che lo faccio solo un paio di volte e poi capiate, o se no devo usare due indici, uno che mi indica dove stiamo
e l'altro che mi dice a che vettore stiamo. Chiaro? Cioè questo non lo posso chiamare W1, perché se lo chiamo W1 già lo fa. Lo dovrei, allora devo chiamare questo W H,1. H perché stava nello spazio W1, 1 perché era qui. Adesso lo dovrei chiamare W H-1,1. Chiaro? Però questo complica, rende pesante la notazione. Allora qua seguo, anche se è un po' più brutta, seguo questa strada. Li chiamo U con 1, li chiamo omega 1, omega 2. Quale sarà l'ultimo? Sarà omega S H 0 meno 2 meno S H meno 1 meno S H 0 meno 2. Allora questi vettori qua li devo scrivere qua, omega 1, omega 2, omega S H 0 meno 1 meno S H 0 meno 2. Questi vettori qui dove stanno? Allora, se io faccio A di omega 1, A quadro di omega 1, puntini puntini, A alla H0 meno 2 di omega 1, il successivo quanto viene? Fino a qui vengono diversi da 0, il successivo viene il vettore 1. Perché? Quando moltiplico per A alla H0 meno 1, questo stava nel curve di H0 meno 1, A alla H0, quindi deve andare a 0. Ma prima no, perché io non ho preso tutti quelli di questo curl, ma ho preso solo quelli di questo curl che non stavano nel curl di quello più piccolo. Ok? E quindi anche qua avrò A omega 2, puntini, 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 fino ad A elevato alla H0 meno 2 di omega 2, e poi qua c'è il vettore 2. Fino all'ultimo, qua c'ho A di questo omega S H0 meno 1 meno, meno S H0 meno 2 fino ad A elevato alla H0 meno 2 di omega S H0 meno 1 meno S H0 meno 2 e il successivo viene 0. Dimostrare che tutti
tutti i vettori che stanno usciti su questa lavagna sono tutti indipendenti. Quindi quindi non devo dimostrare niente qua. Poi dimostrerò che le loro immagini sono indipendenti. Ma queste immagini dove stanno? Questi stavano nel ker di H0 ala H0-1, quindi questi stanno nel ker di ala H0-2. Ci ho applicato A una volta, quindi gli servono un passo in meno per andare a vettore 1. Quindi, scusate, quindi, allora, scusate, questi stavano in, ci volevano ala H0 passi, questi stanno nel ker di ala H0, ma non nel ker di ala H0-1, la prima riga. Questa parte della seconda riga sta nel ker di ala H0-1, ma non nel ker di ala H0-2. Perché ha fatto un passo, ce ne vuole, diciamo che H0 era 5, questi stanno nel ker di alla 5 e questi stanno nel ker di alla 4. Allora, io qua cosa volevo scomporre? Volevo scomporre il ker di alla 4. Allora, io ho quelli di alla 3 più questi che stanno nel ker di alla 4 ma non nel ker di alla 3 più altri, quindi W H-1 questi ce li ha e sono già indipendenti. Allora che vuol dire? Vuol dire che poi possono finire qua oppure ce ne possono fare altri. Allora, ce n'erano tre che andavano a 0 in 5 passi, poi ce ne sono tre che, ma non in 4, ce ne stanno per forza questi tre che vanno a 0 in 4 passi ma non in 3. Ora, che significa? Che quando vado a fare questa dimensione di questo spazio qua è più grande di 3, ma essendo più grande di 3 potrebbe anche essere 4, 5, che ne so se ci stanno solo questi. Io so solo che questi sono indipendenti, ma poi non so se sono tutti, ce ne potrebbero stare altri. Allora, quando vado a scrivere questi altri arrivo fino a qua. Allora io che cosa so? So che SH0-1 meno SH0-2, che è la lunghezza di questa seconda riga, deve
grande di gamma. Ma chi era gamma? Era n, cioè SH0 meno SH0 meno 1. E vedete che abbiamo trovato quella benedetta disuguaglianza. Questo è più lungo di gamma, sono più di gamma, gamma più qualcosa. Qua può anche non essercene nessuno, ok? Poi faremo qualche esempio concreto. Chiaro che quando vai a fare gli esempi concreti, le dimensioni delle matrici che genere, che quando sono 4, 5, 6, non è che puoi mettere una matrice 10 per 10. Magari con MATLAB ci possiamo aiutare. Ok? Similmente, quando vado adesso a fare quelle, allora mettiamo che appunto H0 alla 5, ci stanno quelli che vanno a 0 in 5 passi ma non in 4. Quelli che vanno a 0 in 4 passi ma non in 3. Tutta sta fila in quanti passi va a 0? In 3 passi ma non in 2. Allora quando vado a vedere quelli che vanno a 0 in 3 passi ma non in 2, ci sta tutta questa fila e dimostreremo che sono indipendenti. Più altri. Più altri. Più altri. Almeno questi. Poi più altri non significa che ce ne sta per forza degli altri. Cioè la disuguaglianza è col maggiore uguale, non è maggiore stretto. Però così. Fino ad arrivare all'ultima riga. Quando arriva all'ultima riga? A questo punto, chi è la mia base che mi dà la decomposizione di Jordan? Sono tutti questi vettori, però organizzati non per riga, ma per colonna. Cioè, questo vettore, questo vettore, questo vettore, questo vettore, zero. Lo zero non lo prendiamo, perché ovviamente non è indenne. I primi, la prima colonna, la seconda colonna, prima di zero, la terza colonna. Allora, se questi vettori li vado a ordinare per colonna, anzi, in verità, noi allora supponiamo che le colonne siano messe così. Facciamo un caso concreto. E poi abbiamo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Allora qui abbiamo V1. V2, V3, AV1, AV2, AV3, poi abbiamo V4, poi abbiamo A4, V1, A4, V2, A4, V3, poi abbiamo AV4, poi abbiamo 0, poi abbiamo V5, V6, poi abbiamo 0 e 0. Allora io i vettori li organizzo così, li leggo dall'alto verso il basso, però dall'ultima colonna così. Vabbè, i zeri non li devo pigliare. Allora, innanzitutto quanto sono questi vettori? Sono? Quanti sono? La prima riga, diciamo, la riga più alta sono 3, poi sono 4 e poi sono 6. Quanto fanno in tutto? 13. Ora se io prendo allora questo lo chiamo U con 1, A di U con 1 chi è? A di U con 1 è il vettore nullo, che significa che su tutta questa colonna c'è il vettore nullo, però in realtà faccio
di blocco perché questo è un autovettore relativo a 0. Ricordatevi che l'autovalore è 0, eh? Poi A di con 2 è 0. Quindi al secondo posto ci sta un blocco che vale 0. Poi questo lo chiamo 1 con 3 e questo lo chiamo 1 con 4. Chi ha di 1 con 3? È 1 con 4. Anzi, scusate, le colonne vanno dal basso verso l'alto, quindi A di 1 con 4 che è 1 con 3. Infatti era giusto così, vanno fatte così. Questo così e questo così. Faccio con i puntini, si vede meglio. Allora avevamo i puntini. Ogni puntino che sta sotto è l'immagine di quello che sta sopra quando moltiplico per A. Adesso vi dico l'ordine dei vettori. L'ordine dei vettori è questo qua. Questo è il primo, questo è il secondo, questo è il terzo, questo è il quarto, questo è il quinto, questo è il sesto, questo è il settimo, questo è l'ottavo, questo è il nono, questo è il decimo. Questi primi tre li metto un po' più distanziati. Questo è l'undicesimo, questo è il dodicesimo e questo è il tredicesimo. Ok? Adesso andiamo a vedere. E poi le immagini dell'ultima riga fanno tutti 0. Ok? Adesso andiamo a vedere. Il primo abbiamo detto, facciamo un po' più piccolo, che va a 0. Il secondo abbiamo detto che va a 0. Quindi l'autovalore è 0. Il terzo va a 0, quindi lui ha autovalore. Ma il quarto no, perché deve, l'immagine del quarto è il terzo che poi va a 0. Quindi che significa? Che se io considero terzo e quarto è come se avessi 0, 1, 0, 0. Quando andate a moltiplicare significa che questo, se voi mettete 0, 0, 0, 1 al quarto posto, viene questo qua, me lo trasferisce al terzo posto. Questa matrice è fatta così, questo blocco. Fate la prova. Se tu c'hai fai 0, 1, 0, 0, 1, 0 fa 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ti fa 1, 0. Lo vedi? E con 1 se ne va a 0 e con 2 se ne va al posto di equilibrio. Quindi la stessa cosa qua, questo qua, siccome opera su vettori 3 e 4, il 4 me lo porta nel terzo e il terzo me lo manda a 0. Adesso la prossima è una riga, è una colonna da 3, che significa che il prossimo blocco è da 3. E come sarà fatto? Sarà 0, 0, 0, poi 1, 1, 0. Perché? Questi erano 4, quindi il settimo va nel sesto, il sesto va nel quinto, il settimo va nel sesto perché c'è 1 sopra qua, il sesto va nel quinto perché c'è 1 sopra qua e il quinto va a 0. Infatti 1, 2, 3, 4, il quinto va a 0, il sesto vale il quinto, il settimo vale il sesto. Poi cosa avrò adesso? Altri due blocchi da 3. Quindi c'è un altro blocco da 3 fatto così: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. E poi c'ho pure l'ultimo blocco pure da 3: 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Quindi ci avrò 3 più 3 più 3 che fa 9 più 2 che fa 11 più 1 che fa 13, che sarebbe, li ho contati per 3 più 3 più 3 più 2 più 1 più 1, li ho contati per colonna. Viceversa, prima li contavo per riga, qua ce ne stanno 3, qua non ce ne possono stare, qua ce ne possono stare o 3 o 4 o qualcosa in più, qua ce ne può stare almeno 4, ma ci può stare qualcosa in più, però la dimensione totale deve essere la somma di tutti questi che stanno qua. È chiaro? Quindi nel momento in cui io ho preso quella base lì
queste colonne qui si chiamano catene di giorno, vi danno questi blocchi, no? Qua ci stanno tre catene da tre, che significa tre blocchi da tre di giorno, una catena da due e due catene da uno. Quindi adesso qual è la dimensione? Allora, qual è la dimensione nell'esempio del cardiaco? Cioè, quanti autovalori ci stanno in questa matrice? Autovettori, scusa. Quanti autovettori ci stanno? Autovettori devono andare a zero in una botta sola, quindi non sono 13. Quelli là che abbiamo scritto prima si chiamano autospazi generalizzati. L'autospazio, cioè lo spazio degli autovettori, è il primo, è il ker, in questo caso di A, perché l'autovalore è 0. Quanti sono? I primi due sono autovettori. Ma poi, ovviamente, vi ricordate che il terzo pure andava a zero? Ma il terzo chi era? Era questo. Poi anche il quarto, il quinto andava a zero. E poi anche l'ottavo andava a zero. E poi anche l'undicesimo andava a zero. Quindi la dimensione del cardiaco quanto fa? 6. La dimensione del cardia quadro? No. Come fa essere di meno di 6? Quando è 10. Perché sono tutti i 6 di prima più questi 4 qua. E la dimensione del cardia di A cubo fa 13. E poi è finito. Ecco, allora tu vedi che 10 meno 6 fa 4, 13 meno 10 fa 3, e il successivo è 13 meno 13 che fa 0. Quindi vedi che quelle differenze scalano, perché le differenze sono la lunghezza di questi pezzi, e siccome questi pezzi, se queste catene sono fatte in questo modo, non possono anche andare altro che a ridursi. Quindi ricordatevi che questa non è la dimensione del cardia 2, ma la dimensione del cardia 2 meno la dimensione del cardia 1. Questa è la dimensione del cardia 3 meno la dimensione del cardia 2. È chiaro? Penso di essere stato abbastanza chiaro. Poi, se volete, lo spieghiamo formalmente, però non credo che aiuti la comprensione più di tanto. Il concetto. Questi sono quelli che vanno a zero nel massimo numero di passaggi. Poi ci stanno le loro immagini che vanno a zero in un numero di passaggi minore di 1, più qualcosa eventualmente. Poi ci stanno le loro immagini che vanno a zero in un numero minore di 1 minore, più eventualmente altri vettori, fino a che non ci stanno gli autovettori. L'ultima riga sono gli autovettori dipendenti. Tutti i vettori scritti su questa lavagna sono indipendenti. Gli eccessi qua, allora questi, questi e questi erano indipendenti per costruzione, perché io me li costruivo, erano i supplementari completati. Quello che sarà importante da vedere è che sono indipendenti
tutti questo, cioè, perché quelli sono con le immagini, uno potrebbe dire magari non sono indipendenti, ok? E questo qua lo vediamo, vediamo se abbiamo un po' di tempo, vogliamo già vederlo adesso, se no lo vediamo domani. 5 minuti mi sembra poco. Allora, 5 minuti, però posso ancora dirvi una cosa di 2 minuti, qua ve ne abbono 3 invece di 5. Allora, se io ho la matrice A che stavolta non ha autovalore lambda, che non ha autovalore 0 ma autovalore lambda, solo autovalore lambda, se e solo se A meno lambda I ha solo autovalore 0. Allora, come si fa la scomposizione? Si ragiona su questa, si prendono quei vettori per questa, e allora i vettori sono gli stessi. Semplicemente, quando tu vai a scrivere A, chi è A? A è uguale a lambda I più A meno lambda per I. Quindi quando vai a applicare a quei vettori la cosa, che cosa succede? Semplicemente compaiono tutti lambda sulla diagonale. Quindi quello che chiama lì l'abbiamo fatto per la matrice che ha un valore 0. Se c'è una matrice A che ha solo valore lambda, ci togli lambda I e c'ha solo valore 0. Ti fai tutti quei vettori. I vettori che ti danno la decomposizione Jordan di A sono gli stessi. Semplicemente quando vai a scrivere la decomposizione Jordan, invece di metti con tutti 0, siccome quando applichi questa ti viene questa qua, cambiando base, questa quando cambi base rimane uguale perché n per n a meno 1 per lambda i fa sempre lambda i, e quindi qua ti compariranno tutti i lambda sulla diagonale. Quindi semplicemente quando il tuo valore è lambda invece che 0, che succede? Invece di avere tutti i zeri sulla diagonale, un po' di 1 sulla diagonale secondaria e tutti i zeri altrove, abbiamo tutti i lambda sulla diagonale, tutti uni, un po' di zeri, un po' di uni, scusate, sulla diagonale secondaria e tutti i zeri altrove. È chiaro? Ok. Ok, quindi direi che per oggi almeno abbiamo capito che, data una matrice con un unico autovalore, esiste una base. Questa base non è stata presa ortogonale, no, già sarà tanto che domani riusciamo a dimostrare che sono vettori indipendenti. Quindi il cambiamento di base questa volta è una matrice invertibile, sì, ma ortogonale no. Sure, fate un cambiamento di base ortogonale, diventa triangolare, sì, ma il Jordan lo sognate. E avete Jordan, il cambiamento di base non è più ortogonale, ma è fatto con una matrice invertibile di base. Chiaro? E vabbè, mi sembra che per oggi possa bastare. Almeno la seconda ora ce l'avete sicuro. La prima non si sa.